Allora, buonasera a tutti, grazie, ringrazio il direttore, insomma, per l'introduzione, insomma, questo incontro che, devo dire la verità, mi emoziona molto, Franco, perché per la, insomma, per la, diciamo, la tua presenza in Accademia secondo me ha una grandissima importanza, insomma, per i nostri studenti, perché appunto tu hai fatto delle riflessioni, insomma, che probabilmente questa generazione si ritrova, insomma, come, diciamo, come possiamo dire, come un po' realizzarsi di quello che hai anticipato tu, no? Insomma, grande anticipatore, insomma, nel lavoro, sicuramente di molte cose che toccano appunto anche questa generazione. Io, in presenza dell'artista, chiaramente non penso ci sia molto da anticipare, no? Andiamo, diciamo, man mano, durante l'incontro, insomma, diciamo, a scoprire più da vicino, insomma, attraverso te, insomma, attraverso le tue parole, appunto, quel significato, insomma, del tuo lavoro. Insomma, direi semplicemente che chiaramente mi limito a dire alcune cose che riguardano, insomma, più che altro il tuo percorso biografico, insomma, no? Inizi, diciamo, con la poesia visiva per poi diventare, diciamo, noto più per le tue pratiche, diciamo, di occultamento dell'arte, no? Con riferimenti chiari, chiaramente, al lavoro anche di Marcel Duchamp, insomma, della Red Medi Duchampiana, insomma. E che il tuo lavoro nasce in un momento, insomma, negli anni 70, dove appunto, diciamo, c'è una particolare attenzione verso la fotografia, però una fotografia che ancora, diciamo, è legata alla mimesi, è legata alla rappresentazione. Insomma, abbiamo Robert Mapplethorpe in America, nella Biennale dove presenti il tuo lavoro, insomma, di cui parleremo dopo, del 72, addirittura viene presentata, diciamo, una delle prime mostre di un fotografo che è Diana Arbus, che però hanno ancora questa impronta, diciamo, no, legata appunto alla rappresentazione. Insomma, tu inizi a fare, insomma, quindi in un momento, diciamo, non sospetto, in quegli anni un approccio alla fotografia, insomma, che è sicuramente diverso, insomma, no? Cioè, mette un po' in crisi questo statuto della fotografia, se ho ben capito. E diciamo che inizi a pensare appunto alla fotografia come, più come azione che come atto contemplativo, insomma, di questo linguaggio. E lo utilizzi, diciamo, innescando, diciamo, una serie di meccanismi che si autogenerano, no? Mentre accadono. Un esempio, diciamo, io entro subito nel vivo, insomma, del lavoro, e questo particolare congegno artistico, insomma, che tu hai chiamato esposizione intemporale, insomma, sarà questo l'inizio, insomma, del tuo intervento, e, diciamo, quello più conosciuto è sicuramente quello di Venezia, insomma, del 72, la Biennale curata da Renato Barilli, dove in questa Biennale, in questo luogo, insomma, in questa stanza dedicata a te, insomma, al tuo lavoro, insomma, in quel momento hai presentato appunto questa macchinetta famosa delle fototessere, insomma, la famosa Fotomatic, dove hai messo semplicemente una scritta e che recitava appunto: lascia una traccia fotografica, insomma, del tuo passaggio, insomma. L'unico gesto che hai fatto tu è stato quello di appunto di farsi la prima strip fotografica e quindi, diciamo, avviare questo meccanismo, no? Del farsi una foto, insomma, rispetto al meccanismo che hai messo in funzione tu. Ecco, io all'inizio chiedendoti proprio questo, insomma, cosa è successo, insomma, no? In quell'occasione. Grazie di essere intervenuti in questa fredda giornata, però diciamo così, è la prima decente dopo un tempo infame. Allora, ad
dove ho cominciato? Dall'esposizione numero 4. Dall'esposizione. Allora, intanto, come tu hai detto, io ho utilizzato una formula per i miei lavori che è quella di esposizione in tempo reale. Che necessità avevo di utilizzare una formula che fino a quel momento non era stata utilizzata? Perché quando ho cominciato a interessarmi d'arte, le formule più che rendevano interessante il lavoro dell'artista erano formule come installazione, performance, e la formula, per esempio performance, era quella che si sarebbe poi avvicinata di più a quello che io mi proponevo. Perché esposizione in tempo reale? Intanto nel momento in cui ho cominciato a usarlo, la parola e il termine tempo reale, o meglio il concetto di tempo reale, non aveva assoluta circolazione. Poi ha avuto un successo tale, non per merito mio, ma perché entrava dentro i meccanismi della società di quel periodo, è arrivata a colonizzare, è arrivata a essere presente anche alla televisione, a dare il titolo, a essere usato come titolo per certe trasmissioni. Tempo reale, va detto che non deve essere confuso con il concetto di realtà del tempo. Una cosa è la realtà del tempo e una cosa è il tempo reale. Il tempo reale è una formula che nasce in cibernetica, che nasce all'interno del mondo scientifico. Tempo reale non si interessa tanto a convergere sul senso della realtà del tempo, ma vuole indicare una pratica, un'azione che avviene in un certo modo. In che modo avviene? Quando è che si può parlare di tempo reale? Quando quello che viene fatto nasce come conseguenza di qualcosa che c'è stato antecedente, ma poi influisce sull'evoluzione stessa del fenomeno. Forse va spiegato meglio. Voi oramai utilizzate quasi tutti il video, i programmi, eccetera, quindi se uso qualche parola, io oramai sono diventato un troglodita tecnologico, ma qualche parola l'ho imparata. Una di queste parole è feedback. Feedback, che tradotto in italiano sarebbe la controazione, cioè l'azione di ritorno. Si può parlare di feedback quando qualcosa avviene in tempo reale, cioè c'è qualcosa che si evolve, poi verso la fine dell'evoluzione ci sono dei fatti che vengono reintrodotti all'inizio dell'operazione stessa e modificano il risultato. Ma accorgo in questo momento che non è per niente chiaro, però cercheremo con qualche esempio pratico vi riuscirà certamente più intelligibile. Allora, le definizioni come installazione, performance, eccetera, prevedono sì delle azioni, per esempio la performance, delle azioni nel tempo, però lo svolgimento del fenomeno è di tipo lineare, cioè si va da A a Z attraverso una serie di passaggi, ma non ci sono ritorni. In teatro questo si verificava all'inizio del
diciamo così, dei fenomeni teatrali moderni con una tipica forma teatrale che è la commedia dell'arte, che praticamente ha avuto la sua massima diffusione in Italia, poi si è sparsa in Europa, è arrivata in Francia, nel teatro des Italiennes, eccetera, che era anche in realtà, e lo ritroviamo adesso in certe forme di cinema che è proprio tipico, il cinema di Monicelli, eccetera, che è tipicamente italiano. Sono forme teatrali dove è molto importante l'improvvisazione. C'è un canovaccio, si segue il canovaccio e poi nascono le battute per come evolve, per come viene interpretato il canovaccio. Per esempio, uno dei Totò era uno che spiazzava sempre i compagni di recitazione perché improvvisava in continuazione e diceva battute che non erano previste, inventate lì per lì. Ecco, questo inventare lì per lì, in seguito a quanto era stato fatto prima, che permetteva delle aperture sull'evoluzione futura dello spettacolo teatrale, è qualcosa che agisce sull'evoluzione dello spettacolo in tempo reale. Mi accorgo di aver confuso moltissimo le vostre idee. Allora, questa di cui vi andrò a parlare è l'esposizione Tempo Reale numero 4, esposizione che ha avuto luogo nella Biennale di Venezia del 72, dove io ero stato invitato dal vostro concittadino Renato Barillo, che mi aveva spiazzato completamente perché mai me lo sarei aspettato. Allora, E poi in quel momento ho avuto una fortuna, che era il titolo del senso dell'esposizione che in quell'edizione era stato proposto, perché il senso di quell'esposizione era opera o comportamento. E io eravamo stati invitati 10 artisti, 5 per l'opera e 5 per il comportamento. Cosa ho pensato di realizzare? Ho pensato di realizzare un ambiente dove la mia unica presenza sarebbe stata il mettere in questo ambiente una macchina fotografica di quelle che ritrovate in ogni centro cittadino nei punti di grande passaggio, di far mettere una scritta in quattro lingue su due pareti che diceva lascia una traccia fotografica del tuo passaggio e sparire dalla circolazione. Cioè, l'idea di questa esposizione era di una semplicità, di un'apparente semplicità assoluta. Perché? Perché io non mi esponevo a presentare delle opere, ma esponevo qualcosa che avrebbe potuto produrre eventualmente un'opera, ma poteva anche fallire completamente. Allora, quello che mi interessava in quel momento era scommettere sulla grande occasione che mi era capitato. La grande occasione era questo invito alla Biennale, perché quella Biennale è stata l'ultima volta che è stata in effetti una festa per gli artisti. Poi dopo le cose si sono modificate, complicate, ma in quel momento era
quella, la Biennale del 72 è stato l'ultimo momento in cui l'artista ha avuto effettivamente un palcoscenico particolare, no? Allora io ho voluto approfittare fino in fondo di quell'occasione. Ho fatto una scommessa. La scommessa che l'idea che avevo sarebbe riuscita, anche se c'erano tutti gli elementi perché si rivelasse un disastro assoluto. Nessuno mi poteva garantire alle 10 di mattina del 6 giugno, quando si è aperta la mostra, che la cosa sarebbe riuscita e si sarebbe prolungata per i mesi a venire. L'ambiente era vuoto, ma era pieno, dal mio punto di vista era pieno di che cosa? Del rischio che io mi ero assunto nei confronti dell'occasione che mi era stata offerta. Allora, mi ricordo che alla sera, quando si aprì la presentazione, la notizia sulla Biennale alla televisione, passarono in rassegna i vari artisti, sia dell'opera che del comportamento. Quando arrivarono al mio nome, dissero che l'opera sembrava non esistere, perché non c'era niente che si presentasse secondo le forme tradizionali del fare artistico. Non c'era una tela, non c'era una scultura, non c'era una forma da contemplare. C'era la presunzione di un'idea che si sarebbe dovuta, che avrebbe dovuto confermare l'assunto iniziale. Venne presa anche come un'opera, una specie irriguardosa per la Biennale, come se fosse una battuta di spirito. Devo dire che recentemente ho avuto finalmente una soddisfazione che aspettavo da tempo. È stato pubblicato sia in Italia che in Inghilterra e negli Stati Uniti un libro dedicato alle mostre, e lo dice proprio il titolo in copertina, alle mostre che sono stati i punti salienti della storia della fotografia, non tanto per gli artisti che erano stati esposti in queste mostre, ma per la struttura stessa della mostra. Non in Italia, ma nell'edizione inglese, hanno utilizzato una foto che vi farò vedere, tratta da questo mio lavoro, per indicare qualcosa che rappresentasse la novità radicale della fotografia. Cioè questo, gli inglesi hanno dedicato la copertina a questo mio lavoro. Questo lavoro che in un primo tempo era stato preso come una battuta di spirito. E poi ci è voluto tutto il tempo dell'esposizione e l'adesione continua, entusiasta del pubblico a sottolineare l'importanza della stessa. Non sono stati tanto i critici a leggere, secondo me in modo adeguato, a cogliere la novità di questa cosa, di questa manifestazione artistica. È stata proprio l'istintiva aderenza del pubblico che ha partecipato
che ha partecipato, anche se avevo messo un ostacolo per rendere più autentica la mia scommessa, per renderla effettivamente tale, che era quella del pagamento per potersi fare le foto. Il prezzo che era stato che avevo posto era quello identico al prezzo che uno avrebbe dovuto affrontare nel farsi una foto per strada. Lì alla Biennale, per rendere autentica la partecipazione, ho messo questa piccola spesa iniziale. La piccola spesa iniziale serviva a far passare l'adesione all'evento, a far passare dalla virtualità alla realtà. Solo affrontando questa spesa uno sottoscriveva, è come se sottoscrivesse realmente di partecipare all'evento. Altrimenti, se io avessi regalato la partecipazione, la possibilità di partecipare, l'evento si sarebbe vanificato, sarebbe rimasto allo stato di virtualità. Solo pagando c'era questa soglia da attraversare che faceva passare dalla virtualità alla realtà. D'altronde già gli antichi, con la parola sacrum, sottolineavano? Con sacrum facile. Ciò che rende sacro qualcosa, e rendendolo sacro lo rende particolarmente reale, è il sacrificio. La parola sacro deriva da sacrificio, è quel piccolo sacrificio, piccolo grande sacrificio che bisogna fare. Solo attraverso questo sacrificio, più o meno simbolico, si ha accesso a una realtà accentuata. Chiaro? Allora cosa è successo? Il giorno alle 10 di mattina del 6 giugno del 1972 io mi sono limitato a fare la prima strip e a non più intervenire. Cioè, perché il fatto fosse veramente, accadesse realmente, non potevo controllarlo a distanza, intervenire modificandolo, guidando la partecipazione della gente, ma volevo che in effetti la strada la percorresse con le proprie forze fino in fondo. Vediamo qualcosa. Franco, volevo tornare un po' indietro, insomma, no? Cioè all'esposizione temporale, la prima, insomma, no? Per capire poi passaggio sul lavoro della Biennale. No? Allora possiamo partire da questa? Sì, questa. Ecco, no, non questa. Forse con quest'altro esempio vi sarà ancora più chiaro cosa intendevo per esposizione temporale. Passiamo proprio a Bologna nel 1971, ero stato invitato a una galleria che allora era una specie di palestra per giovani artisti a fare un'esposizione. Anche questa cosa che ho esposto l'ho chiamata esposizione temporale, in particolare esposizione temporale numero 2. Allora sono andato nella stazione della mia città, poco distante, Modena, accompagnato da due amici fotografi che con la Polaroid testimoniavano il mio compiere questo viaggio da Bologna a Modena.
sono sul treno, arrivo Testale Ovest, a Bologna. Arrivato a Bologna, poi ho preso un taxi, sono andato in galleria. Nella galleria avevo predisposto una parete dove venivano attaccate le polaroid che erano state fatte durante il viaggio e le polaroid che continuavano a essere scattate dai miei compagni fotografi. Io non ho fatto niente, ho avuto l'idea, mi sono fatto accompagnare, ho applicato, ho attaccato le foto alle pareti e poi il biglietto che avevo utilizzato per fare il viaggio in treno, un biglietto che qui vedete riprodotto di andata e ritorno, l'ho esposto all'interno di una piccola bacheca e alla fine della serata ho tolto il biglietto dalla bacheca e l'ho utilizzato per il ritorno. Allora, dico sempre che questa esposizione per me è come il maiale, non si getta via niente. Non ho utilizzato il viaggio di avvicinamento alla Galleria Bolognese, ho utilizzato il pubblico che era venuto a vedere la mostra, ho esposto anche il biglietto di andata e ritorno e sono ritornato a casa. Come vedete, non c'era niente prima all'inizio della giornata e la mostra si è autocostruita durante il pomeriggio. Allora, questa idea è di una semplicità straordinaria, però all'occhio vigile del Barilli, no, non è che Barilli l'avesse curato, Barilli era uno dei frequentatori della galleria, poi era il critico che giovane lui ci appoggiava. Adesso non so se i giovani appoggino, ma allora Barilli appoggiava. Tant'è vero che l'anno successivo, probabilmente o alla fine di quell'anno lì, si ricordò di questa mia mostra e riuscì a cogliere l'aspetto, quel tanto di novità che conteneva, al punto da farmi invitare alla successiva Biennale di Venezia. Ora, a molti di voi questa che vi ho illustrato sarà oramai diventato qualcosa di ovvio, di scontato, ma vi assicuro che in quell'epoca non era stato fatto niente di simile. Non c'erano state altre mostre con questa struttura interna. Non era un'installazione, non era un happening, non era una performance. Sia l'happening che la performance, che erano qualcosa che poi avevano dei punti di contatto con l'esposizione in tempo reale, come avevo detto prima, avevano un andamento lineare, erano dei canovacci, presentavano dei canovacci che venivano illustrati nel corso del tempo, però mancava quell'adesione al caso, quell'accettazione del caso che poteva dirottare la mostra verso esiti imprevisti, che invece è stata utilizzata in queste due esposizioni. Per esempio quella di Venezia, col fatto stesso che poteva essere un disastro, che potesse non suscitare nessuna curiosità, nessuna
adesione del pubblico era, sarebbe stato una, un'influenza del caso assolutamente da neutralizzare, ma no, ma io avrei dovuto accettarlo comunque fino in fondo, sempre, dal mio punto di vista, anche se, se la mostra fosse fallita, aveva, avrebbe avuto una sua validità. Vabbè. Andiamo avanti. Ecco, aspetta. I giorni in cui iniziò la manifestazione, a chi si fosse fatto fare la fotografia veniva dato un attestato di partecipazione numerato e firmato. Attaccato, ma qui non si vede, attaccato a questo attestato, a questo cartoncino, ce n'era un altro da staccare con il mio indirizzo, dove chi aveva partecipato avrebbe potuto rispedirmi questo talloncino con il proprio indirizzo, perché io avevo già previsto che se l'operazione fosse riuscita ne avrei ricavato una pubblicazione e avrei informato quelli che avevano aderito all'invito a partecipare. Vediamone qualcuno. Allora, questa possiamo dare, no, prima no, vediamo qualcuna di queste foto. Allora, questa ho avuto il piacere che molti degli artisti presenti alla Biennale mi manifestassero una qualche solidarietà partecipando anche loro al mio evento. Questo qua non è il capitano Ahab di Moby Dick, è Merz, è l'artista Merz, che anche lui è invitato fra i comportamentisti con sua figlia Beatrice. Questo è un altro artista che non sa che io ho la sua istantanea, è Crispo, l'impacchettatore, quello che ha fatto sul lago di Como adesso il sentiero galleggiante. Questo qua è Cristo nello splendore della sua gioventù con la figlia, e quando ho dovuto utilizzare il fotogramma di una singola strip ho quasi sempre utilizzato questo che mi sembra sintetizzare proprio ciò che ha di magico la fotografia. C'è l'ansia del padre di coinvolgere la figlia, c'è la figlia con lo splendore infantile, la meraviglia infantile di quello che sta succedendo, e trovo che sia un fotogramma bellissimo. Ora, questo fotogramma l'ha fatta la macchina, non l'ho fatto io. Allora, ci sono, nell'apparente semplicità della mostra, ci sono delle novità assolute. Una era, ve l'ho già detto, la sparizione dell'autore in quanto tale. Secondo, la sparizione dell'opera in quanto tale. Terzo, la produzione dell'opera attraverso la meccanica, attraverso un fatto fotochimico ma controllato meccanicamente. Quindi da qui scaturisce, diciamo, una cosa molto importante, insomma, no? Cioè questo fatto che l'autore si tira indietro, insomma, no? Rispetto all'opera, mette questo poi è diventare l'autore, no? Cioè... allora la Biennale, quando ho detto che era la festa dell'artista, era qualcosa, era un traguardo assoluto nella vita dell'artista. E l'artista cosa faceva?
esponeva, cercava di esporsi al meglio, metteva le opere per lui più significative, cercava di eliminare tutti gli eventuali incidenti nella proposizione della propria immagine. Io invece hanno fatto l'opposto, mi sono ritratto, sono sparito. E c'è stato uno che ha fatto la tesi di laurea intitolata, che poi è stata pubblicata, Franco Vaccari e l'occultamento dell'artista. Oggi l'occultamento dell'artista è qualcosa di che ha avuto una diffusione incredibile. Va bene, c'è stato il padre di tutti gli artisti concettuali, Marcel Duchamp, che con l'invenzione dei ready-made aveva fatto per tempo qualcosa di molto simile. Il ready-made era un'opera per un aspetto vagamente meccanico, non prodotto dalla mano dell'artista. Anche qui c'era stato sicuramente, bisogna trovare l'origine dell'idea di occultamento dell'opera. Anche Andy Warhol aveva utilizzato le photomatic, queste macchine meccaniche per fare delle foto che poi lui utilizzava per fare le serigrafie dei suoi dei ritratti. Però, per fortuna mia, non aveva mai avuto l'idea di strutturare un'esposizione in cui tutta l'esposizione si costruisse da sola. Cioè, ma c'è anche una compartecipazione del pubblico, no? La compartecipazione del pubblico. Poi vedete, anche in questo caso la foto è una specie di selfie. Tant'è vero che questa di cui vi ho parlato viene considerato il momento aurorale della nascita del selfie. Sì, anche prima ci sono state questo uso della macchina fotografica per fare delle foto di gruppo, ma in modo così massiccio, ma in modo che coinvolgesse veramente masse di persone, non si era mai visto. Poi nel 1995 è stata l'occasione della celebrazione di non mi ricordo di quale evento della fotografia, a Venezia, in una biennale di Venezia, è stata dedicata una mostra, perché siccome tutti i musei del mondo in qualche modo avevano partecipato a questa celebrazione, la biennale di Venezia dedicò una grande mostra al contributo italiano della fotografia, soprattutto di ritratto, no? E allora, per forza di cose, mi invitarono a partecipare. Allora io avevo esposto dei grandi gradimenti su tela, delle singole strippe, eccetera, poi una serie di foto che documentassero l'evento. È successo che alla fine della mostra, dentro le cornici, io avessi raccolto qualche centinaio di altre fotografie che la gente si era tolto dal portafoglio e le aveva inserite nelle cornici. Quindi vuol dire che la suggestione dell'evento innescato nel 72 era capace di sollecitare ancora la gente nel 1995. Nello stesso anno la mostra di Venezia fu replicata a Firenze, al Forte Belvedere, e anche lì altre centinaia di fotografie. È una cosa che
mi devo difendere, perché continuamente quando c'è qualcosa, quando viene riproposta qualcosa che assomiglia alla Biennale di Venezia, funziona sempre. Allora, cos'è stato? 3 o 4 anni fa, un altro critico italiano, Gioni, è stato nominato direttore della Biennale, la più importante Biennale di un paese orientale, della Corea, Gwangju. Gwangju è una città della Corea del Sud. Mi invitò e mi chiese di ripetere quello che avevo fatto a Venezia tanti anni prima, perché questa qua è del 72, ma lui mi aveva invitato, non so, 3 o 4 anni fa. Allora gli ho detto: guarda che io non voglio entrare in concorrenza con me stesso, quindi posso inventare un'altra esposizione in tempo reale. Fa, dice: ma no, qua non sanno niente, non ti conoscono, fa questo. Allora, poi ho trovato in quell'occasione un fatto che ogni tanto lo considero, lo vedo su un certo punto di vista. Quando mi sono rivolto ai direttori, al direttore della fabbrica italiana di Photomatic, che è vicino, credo che sia da Lincia, vicino a Roma, ma perché mi chiede questo? Dico: perché mi hanno invitato in Corea a fare un'azione analoga. Se lei mi può, se mi potete dare una mano. Ah sì, in Corea. Ma dove? A Gwangju. Ma sa che a Gwangju abbiamo inaugurato adesso una società mista italo-coreana per la produzione di queste macchine? Cioè, l'ho visto come un segno del destino. Cioè, mi invitano in Corea. 2 mesi prima è stata fondata questa società. Allora lì mi hanno fatto punti d'oro. Ma quante macchine vuole? Ma non so. 1, 2. Ma quelle che vuole? Va bene, 2 macchine. Allora, si è svolta la Biennale, ha preparato un grande ambiente con le 2 macchine, e ho visto che lì i coreani sono particolari. Hanno riempito tutte le pareti dall'alto in basso, senza lasciare un millimetro scoperto, con le strippe perfettamente ordinate, cioè di un ordine mentale incredibile, che ho ritrovato solo nei documentari che manifestano le sfilate delle truppe del Nord Corea. Quindi vuol dire che i coreani hanno un ordine mentale particolare. E hanno riempito. Poi mi è stato chiesto... No, più avanti ce ne sono di questi. No, potrei andare avanti per l'altro. No, io volevo anche... No, qui, tu sai... Sì, no, no, purtroppo emozione, però. Franco, io direi che, a parte questo lavoro qui, insomma, che secondo me ne abbiamo parlato abbastanza, insomma, posso dire, però... diciamo, occupano anche altri spazi, come il sogno, come... Allora, le esposizioni in tempo reale che finora ho fatto sono 44, di risparmio. No, non vi descriverò 44 esposizioni in tempo reale. Comunque, quando credevo di aver dato il mio contributo alla illustrazione di questo concetto, mi è capitata un'altra cosa, no? Ho
ho accettato, ci sarà fra 2 mesi a Bergamo e sarà l'esposizione temporanea numero 45. Avrà un titolo, si chiama, come titolo si chiamerà Lo scaldatoio delle fraterie. Perché mi sono ispirato a un quadro di un autore genovese del 6-700 che amo moltissimo, che è il Magnasco. Vabbè. Allora, se forse qualcuno... che si... ma qui non so se le fronte però più avanti ci sono. Allora qualche anno, ecco, questa storia, cosa che farò si riferisce in qualche modo a un'esposizione temporale che ho fatto in un'altra accademia d'arte, l'Accademia d'Arte di Strasburgo. L'Accademia d'Arte di Strasburgo. Siccome avevo fatto un workshop piuttosto lungo, di quasi 2 mesi, poi alla fine io mi ero impegnato a fare una mostra. Io come sempre ho voglia di far poco, allora invece di fare una mostra personale ho deciso di utilizzare gli studenti che avevano seguito il corso con me. E questi avrebbero offerto loro la possibilità di fare una mostra in uno spazio che era lo spazio che era diventato la galleria d'arte delle attività della scuola, che prima era stata la centrale di riscaldamento dell'edificio stesso. Ecco, allora, ho offerto loro di dormire in questo ambiente, di prepararsi i giacigli come se fossero delle installazioni. Poi in questo ambiente avrei proiettato un video fatto in casa mia dove c'è un caminetto, dove avevo ripreso il fuoco del caminetto, riprendendo le fiamme del caminetto dal momento che veniva accesa al momento in cui si sarebbe spento. Questo video sarebbe stato intitolato Bon Nuit, buonanotte. Ecco, qui vedete una foto dell'immagine del caminetto su una parete. Per me la cosa interessante è stato il fatto che questa fosse stata una volta la centrale termica della scuola. Il pensiero di far dormire gli studenti, ognuno dei quali doveva progettare un giaciglio come se fosse un'installazione, mi è venuta ricordando un fatto riguardante un filosofo francese, Cartesio, il quale sembra
che una notte le cronache raccontano che avesse dormito, e loro, in italiano viene chiamato stufa, ma però non è una stufa, è, immagino che fosse una stume, perché il fatto si sarebbe svolto in Germania. Allora lui, che temeva molto il freddo, sembra che una notte d'inverno avesse dormito in questo locale dove c'era probabilmente una stufa, eccetera, e proprio in quella notte avesse fatto una quantità di sogni che vengono sempre letti come l'annuncio della sua futura vita da filosofo, perché sono stati dei sogni speciali, carichi di un'energia, eccetera, e lui dopo aver passato questa notte, aver fatto questi sogni, capì, si sentì in se stesso un'energia che poi opportunamente convogliata sarebbe quella che sarebbe proseguita, aver trovato corso nella sua vita di filosofo. Allora, trovandomi lì a dover fare una mostra in un posto che era una specie di stube, mi venne in mente di far sognare gli studenti che poi avrebbero descritto i loro sogni e di preparare i loro giacigli come se fossero delle opere, e questo ambiente il giorno dopo sarebbe stato lasciato alla luce solo del video proiettato con le fiamme del caminetto, e poi i visitatori della mostra sarebbero andati all'interno e l'avrebbero esplorata con delle pile tascabili. Va accorgendo come le cose si concatenano. Devo dire che a Strasburgo la cosa è un successo incredibile ed è stata fatta anche in seguito una pubblicazione. Allora, qui a Bergamo, in uno spazio opportuno, estremamente affascinante, anch'io farò dormire dei volonterosi e non vi faccio vedere che cosa proietterò. Questi volonterosi arrederanno questo ambiente con i loro giacigli, e il giorno dopo, per qualche giorno, sarà possibile visitare questo spazio con delle lampadine. Però questa esperienza del sogno, sarebbe, volevo chiederti Franco, è iniziata diciamo anche a Bologna, no? Cioè, sempre invitato da Marilla alla settimana della performance, mi ricordo, ti ricordi insomma come si ci ricorda? Sì, insomma, nel 1977, fu dedicata all'Arte Fiera, dove allora c'era anche la Galleria d'Arte Moderna, un'intera settimana alle performance. Questa settimana è piuttosto nota a Bologna perché fu una delle prime in cui parteciparono artisti come Hermann Nietzsche, Marina Abramovic. Questa qua è piuttosto famosa perché Marina Abramovic e il suo ragazzo Ulay sostavano uno di fronte all'altro completamente nudi all'ingresso della galleria. All'ingresso dell'Arte Fiera, sì, alla Galleria d'Arte Moderna, e il problema era
per vedere da che parte si rivolgessero, cioè verso l'uomo, verso la donna, e quelli che entravano. Chi la presenta questa? Vedo alcuni volontarosi che si dichiarano, però è una cosa piuttosto nota, soprattutto a Bologna. Allora, cosa è successo? Che io, come che ero stato invitato a partecipare come artista performer, avevo scelto un posto dove di notte vanno a dormire i vigili di guardia al loro museo. Allora, con la formula "i vigili di notte non sono vigili", ho deciso di andare a dormire in questo ambiente. Però la prima notte non ne avevo assolutamente voglia di affrontare questa incognita e non ci sono andato. Poi il giorno dopo sono andato a visitare gli allestimenti, ho incontrato il bravissimo Barilli, che mi rimproverò perché non ero andato a dormire nell'ambiente che avevo scelto. Allora gli ho detto: "Caro Renato, ma non devo mica fare un compito in classe. Qua abbiamo alcuni giorni a disposizione, ci andrò a dormire in questo ambiente e il giorno dopo esporrò i sogni che avrò fatto durante la notte". Detto questo, però, mi rimaneva un tarlo, non avevo nessuna voglia di andare a dormire in quell'ambiente. Allora incontro la coppia Marina Abramovic e Ulai, che erano venuti a Bologna con un camper, dove di notte, dove passavano le notti. E per un altro di quei fatti che sono come un segno del destino, mi dissero che avevano caldo andare a dormire in questo ambiente. Allora io ho detto: "Io ho un ambiente freschissimo. Voi potete andare a dormire lì, avete le chiavi, eccetera. Però mi dovete pagare l'affitto, perché io ve lo subaffitto". Beh, in che cosa consiste l'affitto? Mi dovete descrivere ed esporre i sogni che farete durante la notte. E così è stato. Hanno dormito e sognato ed esposto. Anche questa la considera un'esposizione in tempo reale. Come vedete, con l'esposizione in tempo reale io sono di bocca buona. Non è che insisto a farne una perché mi è andata bene. No, introduco delle varianti. Ecco, qua per esempio c'è il disegno di Ulai con la descrizione del camper. Quindi vuol dire che io non vi sto raccontando storie. Se qualcuno pensa che io racconti storie, mi chieda i dati di fatto e io glieli presento. Ci sono tanti artisti, anche locali, che non avranno mai la possibilità di usufruire di uno spazio come quello della galleria. Io vorrei offrire loro uno spazio per esporre i loro quadri, le loro opere, vicino a questa grande galleria. Allora, siccome all'interno dell'ingresso, in alto, con una sobrietà svizzera, questo edificio tutto di vetro, eccetera, c'è scritto Kunsthaus, che vuol dire casa dell'arte. Allora, sopra una parte di legno della casupola che hanno fatto costruire, ho messo un video
con la scritta Kunsthäuschen, che vuol dire casetta dell'arte. Non so se riuscite a vedere, quello è verde. Mentre procedevo ai lavori per esporre la scritta mi si ruppe in un punto, ma io sempre guidato da Santo Samp ho proceduto a un lavoro di fortuna, un aggiustamento di fortuna, per cui Kunsthäuschen non è che si leggesse bene tutto Kunsthäuschen, ma era, la scritta era un po', non so se si vedrà, dava dimostrazione dell'incidente che aveva avuto. E allora puoi andare indietro, che ci dovrebbe essere prima. Ecco, ho avuto la sorpresa, poi quando sono tornato nella mia città, di vedere dopo qualche tempo che mi è arrivata una cartolina che dice: il direttore della Galleria d'Arte di Bregenz, no, è l'artista Franco Vaccari, è insieme al direttore e niente di invitarla, perché queste cartoline sono state qui spedite, eccetera, e niente di invitarla all'inaugurazione della mostra che si terrà all'interno della casetta dell'arte. Cioè, ma non gliel'ho suggerito io avevo detto che volevo fare questo progetto per dare l'opportunità agli artisti di esporre vicino alla grande galleria d'arte, ma non mi sarebbe mai venuto in mente che in effetti gli austriaci avrebbero poi realizzato questa cosa, e in effetti hanno fatto una mostra dentro questa galleria. Una mostra di pittori. Questo poi è stato nella prima biennale dove sono stato invitato, una biennale tutta dedicata alla videoarte, ed è stata una delle prime mostre di videoarte internazionali fatte non soltanto in Austria ma in Europa. Io ho fatto diverse cose durante questa esposizione, e una delle cose è stato un video dove mi sono fatto riprendere la mano, dove avevo un guanto di quelli senza le punte delle dita, e poi qui in questa foto non si vede, mi ero fatto dare un vecchio cappello e un criceto che avevo messo dentro al cappello, e poi con sovrimpresso nel video la scritta Der Blinde kommt gleich, che vuol dire il cieco torna subito. La registrazione di questa mano con il cappello di un presunto questuante eccetera è stata posta in un punto della piazza, di una piazza dove arrivavano tutti i tram. All'uscita dai tram, sul marciapiede c'era questo video senza nessuna spiegazione, che diceva il cieco torna subito. Cioè, è come se il mendicante fosse un mendicante di lusso che utilizzasse un video in una sua momentanea assenza per continuare a chiedere la questa. Questa è la seconda cosa per me più interessante fra quelle che ho fatto. Sentite, il menù
siete tutti troppo giovani per ricordarlo, i film erano accompagnati all'inizio o alla fine dalle comiche. Allora io vi potrei proporre qualcosa che non è una comica, ma è una cosa che mi dà soddisfazione, fa vedere. Se voi siete così pazienti, dura, credo, 7-8 minuti. Allora, questo qua è del 1991, è un video che prima ho girato in 8 mm, però a quella data, nel 71, non c'erano o non c'erano quasi i video portatili, quelle che servivano quasi come video portatili erano pesantissimi, eccetera. Allora, sì, questo qua quando c'è stata l'opportunità di riversare il video, l'ho riversato.